Italiani.it incontra Lele Mora al Dutch Store di Assago in occasione della presentazione e dell'inaugurazione del primo web reality della storia italiana. Lele, tu che cosa c'entri in questo progetto di Vite Spiate? Sono il direttore artistico, cioè quello che effettivamente sceglie le persone che fanno da concorrenti o da ospiti a questo reality. Perché il reality arriva sul web? Oppure all'incontrario, perché il web sceglie un format già vissuto come il reality? Un reality su internet è il futuro e poi può essere visto in tutto il mondo da milioni di persone che guardano e passano le loro giornate o i loro momenti liberi su internet. Io credo che anche la TV nell'arco degli anni sarà il passaggio dalla televisione a internet. Poi ho guardato adesso in questo momento le immagini che erano proiettate a internet, devo dire che sono talmente belle, talmente limpide, talmente colorate che forse quasi meglio della TV. Quindi insomma internet sarà il futuro non solo della televisione ma anche fondamentalmente di quello che è lo show. Beh, credo che internet è veramente il futuro in tutto. Oggi per qualsiasi cosa che tu hai bisogno ti colleghi su internet e hai tutto. Poi vedersi delle persone che vogliono fare questo e lo fanno su internet oggi è veramente una cosa molto molto divertente, molto molto avanti rispetto a quello che era prima. Suppongo che non ci sia solo Vite Spiate nella vita di Lele Mora. Ma ti devo dire che ero tentato a mettere la mia casa su Vite Spiate. Certo, diventava un po' un problema perché io a casa ricevo di tutto e di più. E persone che si devono far vedere, persone che non si devono far vedere e poi non posso dare la possibilità a contesti di lavoro che non si devono sapere essere messi in piazza. Ecco perché per il momento ho scelto di non andare, ma mai dire mai. Di cosa ti stai occupando a parte di questo progetto adesso? Ma io sto producendo anche vari progetti televisivi che andranno su Sky, su Canale Italia e su Italia 1 col gennaio 2010. E poi sto cercando di far crescere i miei artisti sempre al meglio. Dopo un periodo di burrasca che noi abbiamo avuto, ma che abbiamo chiuso in grande bellezza, spero di riprendere alla grande, forse di più, ma anche con più aggressività. Senti, a chi temeva o prediceva la fine di Lele Mora o la fine dell'elemorismo? Cosa rispondi? L'invidia è tanta, però non potevano vendersi la pelle dell'orso prima di vederlo morto. E io sono un orso duro da uccidere. Vengo dalla campagna, ho il temperamento di un uomo robusto, di un uomo forte, di uno che non molla mai. Oggi i tuoi rapporti con Fabrizio Corona come sono? Sono rimasti di amicizia, ma un'amicizia molto leggera, non ci vediamo, lui fa la sua vita, io faccio la mia. Non stimo il suo modo di vivere che ha, il suo modo di essere, anche perché l'intelligenza e la bravura che lui ha dovrebbe usarla in maniera diversa, non nel modo che la sta usando. Lele Mora, su chi consiglia di puntare gli occhi nel mondo dello spettacolo, magari non ancora tanto celebre, ma che secondo te ha talento? Ma io credo che un grande talento che sta uscendo in questo momento è Sara Tommasi, una ragazza che arriva da quelli che è il calcio, che faceva la schedina, ha fatto un po' di programmi su Mediaset, Rai, un paio di film carini. Oggi è una ragazza che è cresciuta e devo dire che ha delle bellissime qualità e ha fatto una bella gavetta, quella gavetta che gli è servita e gli servirà per andare avanti nel tempo e fare la vera professionista. Perché oggi, purtroppo, ci sono dei sistemi che creano tanti, chiamiamoli così, mostri televisivi. Questi poi passano di moda, perché non erano preparati, non hanno la cultura, non hanno la voglia di fare questo, ma solo la voglia di prendere dei soldi. Chi invece si prepara, studia, come ad esempio ho detto di Sara, e poi trovi dei risultati perché i grandi nomi, i grandi personaggi sono usciti da una grande gavetta. Grazie Lele. Ciao. Ciao.